Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e bentornate qua sul canale. Sono 2 settimane, credo, sì, intorno alle 2 settimane dall'ultimo video che ho pubblicato e in realtà ne avrei voluti pubblicare altri in queste settimane, ma da oggi dovrei essere più libera, ecco, e quindi oggi è il 16 agosto. Quindi mi sono detta, anche se oggi non devo fare niente di che, niente di particolare, rinizio a registrarli, perché tra l'altro poi mi fa anche molto strano parlare davanti alla videocamera. Mi ero un pochettino abituata e ora di nuovo no, mi fa proprio strano. Comunque, qua mi sono fatta un caffè. Mentre aspetto che si freddi, vi racconto un pochettino, un po' di cose in generale, ecco. Allora, ultimamente non sono neanche stata qua in questa casa, perché sono stata a casa dei miei genitori in campagna. E quindi ecco, sì, queste 2 settimane diciamo ero anche un po' frenata dal fatto di registrare perché non stavo qua nella mia casa, quindi non so, ho questa fissazione che i video li devo girare qua in questa casa, non so perché. In realtà però qua non è la migliore location in estate, ho capito, perché c'è un sacco di rumore, perché tengo le finestre aperte, non ho i condizionatori e si sentono le macchine che passano. E quindi mi sono detta, ma cioè, non fa niente, le posso abbandonare così e proprio ho voglia di registrare dei video. Perché comunque vi siete iscritte in tantissime, tra l'altro siamo arrivate a 500 e vi ringrazio. E però ecco, vi spiego. Allora, io sono venuta qua questa mattina, qua a casa mia, per prendere dei vestiti. Mi sono fatta un borsone per poi tornare a casa dei miei genitori. Loro abitano in campagna e quindi in questo periodo lì in realtà si sta benissimo. E siccome io poi tra un paio di settimane tornerà il mio fidanzato e quindi andrò via, perché lui lavora in un'altra regione, quindi quando lui torna dall'estero, lui fa dei periodi all'estero e dei periodi qua in Italia. Quando sta qua in Italia sta in un'altra regione, quindi quando lui torna vivo con lui giù in Puglia. E adesso queste ultime 2 settimane, 2 o 3 settimane rimaste, voglio diciamo stare un pochettino più con i miei genitori e quindi andrò giù in campagna e dormo anche giù, tanto io comunque lì ho la mia cameretta di quando ero piccola. E adesso sono passata qua per dare l'acqua alle piante, qui nel balcone tengo delle piante grasse in modo che il balcone sia comunque carino verde ma riescano a resistere nel tempo, perché appunto non essendoci per dei lunghi periodi all'anno, almeno queste sopravvivono bene o male. Allora, cosa devo fare oggi? Volevo andare da Lidl perché c'ero andata la scorsa settimana per fare la spesa e ho visto quel mixer che ha varie funzioni e si può usare come tritatutto o come frullatore, poi c'è anche il frullatore a immersione. Costa 19,99, però lì per lì ho detto, allora io qua a casa mia ho il Nutribullet che è fantastico, ce l'ho tipo da 8 anni, credo, sì, non meno di 8 anni, ho 8 o 9 anni e cioè, sta ancora lì ed è fantastico. E a casa dei miei loro hanno solamente il frullatore a immersione, quindi in realtà quello sarebbe comodo. E poi ho pensato che sarebbe comodo anche a casa del mio fidanzato, che anche lui, cioè avevo comprato io il frullatore di immersione. Quindi mi sono detta lo compro per casa dei miei e per casa del mio fidanzato, così almeno ogni volta che mi voglio fare un frullato posso farlo. Perché altrimenti col frullatore a immersione, diciamo, sì, si può fare, però. Allora, l'altro giorno avevo visto anche questa che è la grattugia multifunzione e alla fine ho deciso di prenderla sia per casa mia che per i miei che per casa del mio fidanzato. Quindi a volte quando vedo delle cose interessanti che non abbiamo, le compro in serie e quindi di solito ne prendo sempre o 2 o 3. Allora, questa qua è costata 4,99 euro ed è veramente ben fatta. Ora questa è chiusa perché l'ho portata qua su stamattina, però ho aperto quella di casa dei miei e la plastica è bella, si vede che è bella resistente, bella pesante. E poi ci sono tutti questi accessori che appunto servono per tagliare la verdura in vario modo. Allora, sta registrando.
registrando, sì, ciao ragazze. Allora, mi vedete in una differente location perché sono a casa dei miei genitori in cucina e tra l'altro mi sono anche dimenticata di portare il cavalletto, quindi attualmente state su un mobiletto di fortuna, diciamo. E sono andata da Lidl. Non so se questa posizione, forse è meglio se mi metto seduta, ok. Allora, sono andata da Lidl e anche stavolta sono stata sfortunata. Non ricordo se vi avevo più aggiornato sulla situazione lampada, ma quella che avevo preso, che aveva la scatola, che era l'ultima rimasta e che aveva la scatola già aperta e richiusa con lo scotch, poi alla fine aveva dei pezzi mancanti, quindi l'ho riportata indietro e mi hanno fatto il reso. Perciò io non avrò quella lampada per casa mia, purtroppo. E stessa cosa ora, forse succederà anche con questo mixer, perché ora vi faccio vedere, ho messo proprio qua le scatole. Queste scatole io le ho trovate così da Lidl, cioè proprio aperte, e erano le ultime rimaste. Io sono andata sabato scorso, quindi oggi è martedì, sono andata sabato e c'era tutto lo scaffale pieno di tutti questi mixer, però appunto ci volevo pensare, quindi non l'ho presi e ho preso solamente la grattugia che vi ho fatto vedere. Poi c'è stata domenica, poi c'è stato Ferragosto lunedì, che Lidl era aperto ma appunto non sono andata, e sono andata oggi e erano rimaste solamente queste due, e quindi anche stavolta forse li riporterò indietro a questo punto, perché non so neanche se ci sono tutti i pezzi e se è funzionante. Ora li apro, guardo se c'è tutto, se funzionano, e poi vi aggiorno. Allora ragazze, alla fine non posso tenere entrambi, ma infatti mi sembrava strano. E perché allora uno l'ho già tutto risistemato dentro, perché di uno manca proprio questo pezzo, che è poi alla fine quello del frullatore a immersione, e che, come vi ho detto, già ce l'ho, però ovviamente non mi va di pagare cioè il prodotto a prezzo pieno e poi gli manca un accessorio, non ha senso, e quindi ne terrò solamente uno. L'ho già provato e funziona bene, ho già provato tutte le varie parti, ovviamente così a vuoto senza cibo dentro, e ora poi metterò tutte le varie parti in lavastoviglie, che così si lavano per bene. Allora ragazze, io sto per mettermi a preparare il pranzo per me, per i miei genitori e per mio fratello, e siccome farò una ricettina semplice però tipica di questa zona, quindi proprio una ricetta regionale, ve la faccio vedere, che magari qualcuna di voi non la conosce ed è perfetta per questo periodo estivo. Allora, qua in questa bacinella ho messo a bagno tutto il, a bagno con l'acqua, tutto il pane raffermo, il pane secco che avevamo, e ovviamente c'è il pane che non abbiamo consumato, fatto seccare bene, però che non ha formato la muffa. Lo lascerò qui per un po', il tempo di tagliare tutti gli altri ortaggi. Allora, ok, così dovreste vedere bene, e scusate queste inquadrature, mi sarei inquadrata volentieri anch'io, ma come vi ho detto non ho il cavalletto e pazienza, per stavolta va così. Comunque vi faccio vedere gli ingredienti, poi taglio tutto e metterò tutto dentro alla ciotola per condirlo. Allora, pomodori, poi una cipolla rossa, del sedano, questo qua, e poi il cetriolo, e poi più tardi aggiungerò anche altri ingredienti. Adesso taglio tutto e metto dentro la ciotola. Allora, ecco qua tutto tagliato, pomodoro, cetriolo, sedano e cipolla rossa. Metà della cipolla l'ho lasciata perché era un pochino troppa, effettivamente per 4 persone metà cipolla va più che bene. E poi ho aggiunto un po' di aromi, tipo il basilico, l'origano, poi ho condito con olio e sale. Ora andrò ad aggiungere 2 scatolette di tonno e poi il formaggio, però lo dividerò in 2 ciotole perché a mio fratello non piace il formaggio, e quindi in una ciotola metterò anche il formaggio. Ho quello che c'era in frigo, insomma, ho trovato il provolone piccante e l'asiago.
Allora, questo è il pane che avete visto prima, che nel frattempo si è ammorbidito nell'acqua e quindi poi dopo l'ho tutto spezzettato, è super morbido e questa sarà la ciotola per me e per i miei genitori, mentre ho un'altra ciotola dove ho un altro pochino di pane che andrà a mio fratello e quindi questa ora la metterò un pochettino qua e poi ci aggiungerò il formaggio. E poi, allora, eccole qua, questa è quella che mangerò io, quella con il formaggio e questa è quella di mio fratello. Comunque, mentre le preparavo mi stava venendo da ridere perché aspettate che giro la videocamera. Allora, dicevo che mi veniva da ridere mentre la facevo perché vi ho detto che facevo questa ricetta regionale, tipica di questa zona, ma non vi ho detto neanche come si chiamava. Allora, si chiama canata. In realtà è molto simile anche alla panzanella, non so se l'avete mai sentita, però la panzanella è diversa perché ha la base di pane raffermo, poi fatto bagnare ovviamente, e poi sopra ci si mettono tutti questi condimenti. Mentre la canata, il pane nella canata è proprio sbriciolato il pane e si chiama così perché di solito le persone che per esempio abitano in campagna, hanno i cani, a volte danno gli avanzi e danno anche il pane, quello raffermo, secco, bagnato ai cani, anche noi a volte lo facciamo. E è un piatto povero di recupero, ecco, per non buttare il pane si cucina. Si mangia in questo modo e anche una ricetta, diciamo, svuota frigo, ecco, perché tutto quello che avete in frigo e non vi serve lo mettete lì, lo tagliuzzate. E ora tutti gli scarti degli ortaggi vanno alle galline. Siamo qua. Eccole, allora, le nostre gallinelle sono tutte molto magre e bianche, poi quello vabbè, il gallo. E queste sono le galline che fanno le uova bianche, non fanno quelle uova che trovate al supermercato. Allora ragazze, questo vlog è veramente sconclusionato, sono le 23:36, io mi sono messa a letto adesso in pigiama, questo è il pigiama quello di Primark che avete visto nell'haul di Primark e sto nella mia cameretta, quindi quella proprio di quando ero piccola, che è ancora proprio arredata come quando ero piccola io, è rimasta proprio così. Comunque io mi sto per mettere a leggere questo libro, cioè l'ho già iniziato, lo devo continuare. Ci tenevo ad aggiornarvi sulla challenge che ho fatto di 14 giorni, perché nell'ultimo video appunto vi ho detto filmerò ogni giorno le mie sessioni di trading e poi le caricherò e poi in realtà non c'è stato nessun caricamento. Allora io in realtà ho tradato ogni giorno, però non ho registrato, ero troppo impegnata con il lavoro e non sono riuscita, mi dispiace. Comunque vi dico come è finita, la challenge sarebbe terminata oggi, ma in realtà oggi ho deciso proprio di iniziare un nuovo conto che appunto durerà 14 giorni e quella challenge purtroppo non è finita bene, ho chiuso in negativo, ieri ho fatto l'ultima operazione che anche quella è andata in negativo e ho chiuso con un drawdown del meno 1,5%, che comunque non è niente di drammatico, insomma è una cosa normale, però appunto facendo una challenge non mi posso permettere di chiudere in negativo. In questo mio percorso nel mondo del trading mi stanno aiutando tantissimo i libri di crescita personale. Magari ecco, chi non conosce il trading potrebbe dire cosa c'entra il trading con i libri di crescita personale. C'entra tutto perché nel trading devi essere autodisciplinato, cioè non hai un capo che ti dice cosa devi fare, sei tu il capo di te stesso e ti devi proprio dare delle regole, perché se tu non ti dai delle regole, allora quello è il momento buono in cui non sarai una persona profittevole e anzi perderai un sacco di soldi. Il problema è che per diventare profittevole fai tanti errori, tanti sbagli, che nel trading questi sbagli si pagano proprio coi soldi.
quindi per questo che è importante fare tanta pratica. Però nel momento in cui appunto io sto facendo pratica, sto studiando tanto, mi sto applicando, quelle challenge che finisco in perdita e non in profitto, voi capite bene che mi demoralizzano molto. Ed è qui che entrano in gioco questi libri, cioè proprio tutti i libri di crescita personale che mi stanno aiutando veramente tantissimo con il mio mindset. Ho letto solamente 50 pagine per ora, però ci sono dei punti veramente fondamentali che io mi trovo a, dopo che li ho letti, li sto sempre pensando e ripensando durante la giornata. Ogni persona che vuole raggiungere un obiettivo non è che dall'oggi al domani lo raggiunge, cioè ci sono tanti, tanti step, tanti errori, e tanti piccoli fallimenti. Però la differenza tra quello che si ferma a metà strada e quello che invece raggiunge poi l'obiettivo, sta nel fatto appunto di mettersi in uno stato d'animo positivo che ti fa continuare errore dopo errore, cioè ho fatto un errore, ok, lo esamino, lo analizzo e cerco di superarlo e di non farlo più. Poi un'altra perla che ho trovato solo nelle prime 50 pagine è questa. Allora, quando vedi una persona di successo, molto spesso magari ti viene un po' quella cosa dell'invidia, anche se buona, però io comunque, ecco, lo riporto sempre al trading. Io ho il mio mentore, persona proprio che stimo, che ammiro, e io dico un giorno voglio diventare come lui, che poi è anche quello che ha creato la strategia che sto seguendo io adesso. E lui fa delle operazioni veramente cioè, fantastiche. Posso arrivare a fare solamente con tanta tanta esperienza. A volte vedo i profitti che fa e sì, cioè lo ammetto, a volte sono un pochino invidiosa e dico scusa, perché io non riesco e lui sì. Però cioè questo libro te lo dice chiaramente, la domanda non è perché lui sì e io no, è come ha fatto lui, cioè come ha fatto lui a raggiungere quel risultato. Lui non è che si è svegliato una mattina ed è diventato improvvisamente bravo, cioè ha studiato tanto. E questo libro chiaramente ti dice: se vuoi avere successo in un campo, non ti devi proprio inventare nulla. Trova una persona che tu ammiri, che ha già raggiunto quell'obiettivo, e imitala, semplicemente. E quindi devi fare proprio tutto quello che ha fatto lei. Cosa ha fatto quella persona per diventare così di successo? E fai la stessa cosa. Ovviamente non è semplice, nessuno dice che è semplice, però la strada, diciamo, è già stata segnata da qualcun altro che ha raggiunto quel risultato. Quindi nel mio caso io mi studio tutte le operazioni che lui fa, cerco di capire dove sbaglio io, cerco di capire perché lui fa quel tipo di operazioni e lo imito fino ad arrivare un giorno ad essere come lui. Comunque ragazza, a parte questo breve momento motivazionale, adesso mi metto veramente a leggere il libro e ci vediamo domani mattina. Ragazze, buongiorno, buongiorno a tutte, non vi avevo ancora dato il buongiorno stamattina, avete visto? Sono andata al mercato stamattina, cioè in realtà non l'avete visto perché poi non ho filmato nulla, comunque sono andata con mia suocera e poi ci siamo anche fermate a fare colazione e al mercato ho trovato delle cose, cioè veramente ho fatto proprio degli affari. Il mercato che c'è qua in questa città vicino al mio paese ha tutte bancarelle a 2 euro, 3 euro e non ho ben capito se sono delle cose second hand o tipo degli stock di negozi. Però si trovano un sacco di cose anche proprio di marca. Ci vado sempre ogni settimana, il mercoledì mattina, e noi andiamo prestissimo, quindi di solito alle 8 siamo già lì, in modo che facciamo proprio gli affari di prima mattina. E la scorsa
scorsa settimana ho trovato questo vestito di Zara meraviglioso, autunnale, con dei fiorellini e proprio bellissimo. Ecco, quello per esempio, cioè come tutto il resto delle cose, non ha cartellino, quindi sì, probabile che sia di seconda mano, ma comunque sono tutti come nuovi, ecco. E quelli li ho già lavati. Oggi questo è il mio bottino. Questo qua, questa busta è piena, ho trovato delle cose deliziose. Comunque, breve aggiornamento Lidl, sono passata alla Lidl e ho riportato il mixer, cioè uno dei due, quello che aveva quel pezzo mancante, e veramente, cioè, sono un po' ridicola, perché mi ostino quando vedo una cosa interessante a pensarci e ripensarci, e poi quando la vado a prendere ovviamente non c'è più, perché se la sono già comprata tutti. E quindi sì, nulla, devo cambiare questo mio modo di fare shopping, poi soprattutto da Lidl, che ti rimborsano proprio la cifra spesa, quindi non hai neanche il fatto di dover trovare qualcos'altro della stessa cifra. Adesso sono quasi le 11, sono tornata qua a casa, adesso mi do una rinfrescata, cioè prima mi provo i vestiti per vedere se mi vanno bene, se vanno bene li lavo, poi mi do una rinfrescata e mi metto al lavoro, e noi ci aggiorniamo più tardi in pomeriggio, così vi faccio vedere i vestiti indossati. Allora ragazze, perdonate questa mise, tra l'altro mi piace tantissimo comunque questa magliettina, ma con Alice nel Paese delle Meraviglie, ma comunque ecco, non è che sia molto carina ed elegante per registrare un video, ma ho lavorato fino adesso, sono quasi le 8 di sera, e infatti prima di questa breve introduzione che vi sto facendo ho già registrato la parte con tutti gli abiti indossati. Sono sbrigata perché sta andando via la luce, infatti l'ultimo vestito, che poi tra l'altro è anche il mio preferito, non, diciamo, non ha abbastanza la luce, non gli ha reso abbastanza giustizia, perché sembra un pochettino più smorto di quello che è in realtà, quindi inizierei proprio da lui. Allora, faccio delle brevi premesse. Questi sono tutti vestitini che ho preso al mercato, li ho presi alcuni lo scorso mercoledì e alcuni stamattina, e sono degli affari, perché calcolate che vanno tutti dai 2 ai 3 euro. Per esempio stamattina, se ne prendevi due, pagavi 5 euro, quindi da 2 euro, 2,50 euro a 3 euro, ecco, a seconda della bancarella dove andavi. Non so se sono second hand, appunto, perché sono tutti senza cartellino e comunque di marchi abbastanza costosi, insomma. Di certo, per esempio, questo vestitino, che è il mio preferito, ora poi lo vedrete indossato, è di Zara, e l'ho pagato 2 euro la scorsa settimana, questo proprio 2 euro precisi precisi, e mi sta perfetto, quindi non so come faccia a costare così poco, cioè neanche su Vinted o al mercatino dell'usato li pagate così, però sono stata molto contenta, perché appunto l'ho trovato, e con questo shopping sono già pronta per iniziare l'autunno. E anzi, non vedo l'ora di indossarlo. Ha questo tessuto un pochettino satinato, ecco, un po' satinato, con questa bellissima stampa autunnale di questi fiori sul prugna, sul violaceo, molto bello. E quest'altro anche mi piace tantissimo, questo è del marchio Cocca, quello con la K, e io in realtà quando ero, diciamo, più sì, adolescente, avevo delle cose di questa marca, al momento non ho nulla, e ora ho questo vestito che mi piace tantissimo, è in questo crepe, questo è un crepe georgette, questo crepe che rimane anche un pochettino trasparente, con questa stampa molto bella, anche questa autunnale, con questi colori, c'è questo azzurro spento e un marrone bruciato, che secondo me mi stanno benissimo, e questo lo vedrei bene con abbinato con degli stivali color cuoio, che in realtà io non ho, perché ho quasi tutti stivali neri, e quindi dovrò rimediare questo autunno. È veramente molto bello, per 2 euro 3 euro ora non ricordo, ho veramente fatto un affare. E poi vi faccio vedere le altre mie cose preferite.
in ordine appunto di preferenza. Allora, c'è questa blusa bellissima con tutti questi fiorellini, anche questi, non so perché, ma mi ricordano Cappuccetto Rosso questi fiorellini, perché forse sono, alcuni sono rossi, mi ricordano sì un po' il bosco, ecco, e mi piace molto con questo bordino nero. Questo ha dei bottoncini ricoperti di tessuto, quindi fatto molto bene, e questo in realtà, vedendo l'etichetta della taglia, mi sembra una blusa di H&M, però in realtà proprio l'etichetta della marca è stata tagliata, per questo vi dicevo che credo siano second hand. E comunque molto carino, la manichina con il volant sul fondo, e semplice semplice, carinissimo. Poi questa blusa anche mi piace moltissimo, è sempre in questo tessuto effetto raso di seta, ma non è né seta, e sì, vabbè, è raso ma è sintetico. E è fatta, ora la vedrete meglio indossata, però è fatta molto carina anche perché ha la parte con il body sotto, e la parte con il body è in microfibra, quindi è elasticizzata, e è molto carina. Devo capire un attimino bene cosa metterci sotto, magari una bella bralette, un qualcosa, perché qua rimane scollata e poi si chiude con questi due laccetti. Anche questa ha dei colori bellissimi, molto molto autunnali, e questo color azzurro spento, ecco, di nuovo mi piace tantissimo. Poi, sempre sulla scia di questo colore, ho trovato questo top che è di un tessuto fantastico, questo top che è di Intimissimi, e che tra l'altro io ho, però non fatto così, ce l'ho proprio a tipo t-shirt, stesso tessuto in color magenta, e mi piace tantissimo, quello l'avevo preso proprio al negozio, e cioè l'ho trovato proprio un modello simile, che qua sul lato appunto ha tutto questo volant, e è molto carino. Questo credo sia un, ora non ce l'ha l'etichetta perché di nuovo anche qua gliel'hanno tagliata, c'è solo l'etichetta con la taglia, però è una bella fibra, si sente. Poi abbiamo questa bellissima blusa, anche questa ha tutti i bottoncini ricoperti di tessuto, quindi è fatta veramente bene, sempre di un crepe. Questo è un pochettino più coprente, dovrebbe essere un crepe de Chine, ma comunque sempre sintetico, non in seta. È di questa marca che io conosco, si chiama JDY, e ho delle t-shirt, e tra l'altro io credo che anche questa t-shirt sia di questa marca, fatemi controllare. Sì, è di questa marca, JDY. E questa però sì, è di questa stagione, ma l'ho comprata al negozio con i saldi, e non so se la conoscete, io ho altre due t-shirt di questa marca, fa delle cose molto carine con degli ottimi tessuti, un ottimo cotone almeno per le t-shirt che ho. Questa, vabbè, è sintetica ma è comunque fatta molto bene, e quindi un buon acquisto per 2 euro. Poi mi ero dimenticata questa, che sta fra i miei preferiti, ed è questa blusa bellissima. Ha un tessuto semitrasparente, ha tutti queste stampe, sì, è una stampa, sono delle goccioline dorate, appunto stampate su tutto il tessuto, e poi ha anche questi dettagli con questi laccetti in velluto. Questa è della marca Esprit, e io non ho nulla di questa marca, comunque l'ho già sentita nominare, e si vede che è fatta molto bene, quindi ottimo acquisto anche questo per 2 euro. E poi ci sono le altre due cosine che sì, mi piacciono, ma ecco, diciamo che non è che mi fanno proprio impazzire. Allora, c'è questo vestitino che ha dei colori deliziosi, molto carino, che l'ho comprato un po' come vestitino passepartout, ecco, se hai un evento, un qualcosa a cui devi partecipare, ti devi vestire un attimino più carina ma non troppo impegnativo, ecco, questo secondo me è un vestitino perfetto per l'estate.
Poi l'ultimo capo è questo qua. In realtà è molto interessante questo, non so se ora renderà dalla fotocamera, ma il tessuto è come quello delle bluse, cioè è proprio un crepe sintetico e poi ha tutti i bordini fatti come se fosse un bomberino, ecco, e quindi per questo dico che è interessante. Hanno utilizzato un tessuto in realtà utilizzato per altro, ecco, e quindi è carino. La fantasia non è che mi faccia proprio impazzire, però appunto per metterlo tutti i giorni con una t-shirt bianca sotto, con un paio di jeans, va più che bene. E quindi nulla, io sono super soddisfatta di questo shopping che ho fatto. Ora si sta facendo veramente tardi e infatti tra poco ceneremo. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, lasciatemi commenti e mi raccomando lasciatemi un mi piace se appunto vi è piaciuto il video, in modo che riesco a capire se i video che faccio vi piacciono o meno. E nulla, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!